È nelle INAIL l'insieme per realizzare iniziative utili alla riduzione di rischi e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il protocollo d'intesa, che ha una durata triennale, è stato firmato a Roma da Nicola Lanzetta, direttore di Enel, Andrea Tardiola, direttore generale dell'INAIL, e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. L'accordo di oggi è un accordo importante, anche se è una tappa di una strada che ormai è lunghissima, che è la strada che Enel ha deciso di perseguire da sempre, cioè quello di rendere il lavoro, la salute dei propri colleghi al massimo livello possibile. Pensiamo che non ci possa essere uno sviluppo economico, uno sviluppo industriale, se non c'è in primis un'attenzione maniacale alla sicurezza fisica e direi anche psicologica di chi ogni giorno lavora su questo, sul mondo elettrico. Si snoccerà, sotto due grandi linee. Da una parte l'utilizzo delle tecnologie più evolute per rendere più sicura e meno pericolosa l'attività delle persone che lavorano in quest'ambito, e quindi immaginiamo il metaverso, immaginiamo i droni, immaginiamo tutta la parte di robotica. E la seconda, che non deve mai mancare, è la cultura, la conoscenza, perché la gran parte della sicurezza deriva dalla consapevolezza di ognuno di noi, dalla conoscenza del livello di rischio e quindi dell'abbassare questo livello di rischio e portarlo a zero. È importante non soltanto per l'Enel, ma proprio per l'Italia tutta, perché lega indissolubilmente il tema della sicurezza all'attuale tema della transizione ecologica e digitale che è legata al PNRR. Quando noi parliamo di PNRR, parliamo di investimenti, di crescita per il paese, di indipendenza energetica. PNRR vuol dire persone e quindi sicurezza, che diventa quasi una chiave di sostenibilità innovativa. E proprio il PNRR costituirà un banco di prove importante per sperimentare e per attuare l'innovazione anche nel campo della sicurezza, innovazione in cui l'Italia ha molto bisogno. Lo scopo è di realizzare opere nel campo delle infrastrutture e dell'ammodernamento dei servizi per migliorare i livelli di salute e sicurezza. Proseguiamo nell'indirizzo degli accordi con i grandi gruppi industriali del paese per migliorare gli standard tecnologici e l'innovazione nella sicurezza sul lavoro. Farlo con Enel è logico perché Enel è un grande contenitore di lavoro sulla frontiera della trasformazione verso la sostenibilità dei sistemi energetici e custodisce lavori anche esposti a rischio, il lavoro sui tralicci, il lavoro sulla realizzazione delle reti energetiche, il lavoro sulle dighe. È un luogo perfetto per collaborare con noi e INAIL può portare le proprie soluzioni tecnologiche, i dispositivi, la sensoristica, l'abbigliamento intelligente, le telecamere allacciate a sistemi di intelligenza artificiale e metterli alla prova nei luoghi reali del lavoro di tutti i giorni con una grande azienda che si dà tra gli obiettivi più importanti, quello di migliorare nelle performance sulla sicurezza.